guys, benvenuti in un nuovo video. Siamo arrivati in un nuovo video di Fortnite. Mi raccomando ragazzi, per voi che non volete sentire le premesse, io vi invito di skippare questo video il prima possibile. No, aspetta, cosa sto dicendo? Ho detto il video, ma sono stupido. Vi invito di skippare questa parte perché parleremo delle premesse che interesseranno veramente a pochissimi e ai più fidati. Ragazzi, difatti, come ho detto nel video di oggi, per le persone che vogliono sostenermi e che vogliono sostenere il progetto che abbiamo in corso, mi raccomando, nel vostro store di Fortnite inserite il tag Fieri Rabbit e quando shoppate mandatemi anche le foto su Instagram, perché ragazzi, per voi che siete qui ora, ma in questo preciso istante, e ancora non mi seguite su Instagram, andate giù in descrizione e cliccate sul link di Instagram e andatevi a seguire assolutamente, perché ragazzi miei, faremo presto una live dove tutto in diretta uno di voi o più di uno potrà vincere quello che è una card riguardante comunque la vostra console e potrete shoppare su Fortnite. Il semplice motivo che ci permette di continuare questi contest è questo semplicissimo tag. Quindi se anche voi volete continuare, volete avere più opportunità appunto per vincere le card, condividete questo video a tutti i vostri amici, questa news, tutto quello che potete fare, inserite il tag Fieri Rabbit e non lo so, tanti carote per tutti. Mentre se sei nuovo sul canale, mi raccomando, iscriviti, attiva la campanellina se lo ritieni opportuno. Poi mi raccomando, lascia un bel pollicione in su per aiutarmi a crescere sempre di più. E mentre per voi che siete ormai veterani del canale, condividete il video con tutti i vostri amici per finire su questa schermata. Ragazzi, ora direi che possiamo partire anche col video, perché magari più ansiosi stanno aspettando. Allacciate le cinture, preparatevi per Random Game. Hello guys, per voi che avete skippato il video, siamo arrivati a quello che è l'inizio dei 7 segreti rivelati e che non conosci su Fortnite Battle Royale. Sicuramente forse tu sei uno di quelli che ha skippato le premesse e quindi non sai cosa ti sei perso. Se te lo sei perso e se sei curioso, torna indietro a sentire. In questa stagione sono stati inseriti un sacco di segreti che probabilmente ancora non conoscete. Vi invito a rimanere fino a fine video per vedere se veramente ne conoscete tutti. E mi raccomando, se è così, se proprio magari li conoscete tutti o magari ne conoscevate, che ne so, 4 su 7, 5 su 7, fatemelo sapere giù nei commenti, condividete il video con tutti i vostri amici per vedere anche i vostri amici di Fortnite quanto ne sanno e quanto magari ne sanno meno di voi, in modo tale anche da affrontare una piccola sfida. Noi partiamo subito con la numero 7, che è l'abilità di chiccare un giocatore, detto in italiano e in un modo molto semplificato, la possibilità di cacciare un giocatore durante una partita. Una cosa che forse non sapete, che è comparsa in questa stagione, è la possibilità di cacciare dal vostro party un giocatore. Quello che dovrete fare è essere il leader del party, aprire il menu, cliccare sul suo nome e poi cacciarlo. C'è anche una cosa che dovete sapere: ovviamente per evitare dei kick inutili, il giocatore che verrà cacciato non lascerà il proprio loot a terra, ma scomparirà con esso. Quindi sappiate che se lo cacciate perché raccoglie qualcosa che volete voi, una volta scomparso anche quella cosa sparirà. Ora vi mostro qualche clip divertente che vi dimostra come si fa e soprattutto le reazioni. Yo, officer, give me the scar. No, give me it. Is it yours? Give me it, you is it even yours? Give me it. Give me it. If you don't give it to me, watch what's gonna happen. Alright, bro, you asked for it. What the? Dude, my guy is invisible. I'm actually invisible. Everybody's invisible. Oh, dude, don't worry. I'll fix it for you. I see you just fine. I fix it. I left. What? Yeah. Yo, chest over here. Come open it. Why? Alright. Nice hack. Not hacking. And why'd you say open the chest right when I opened the chest? I glitched. I'm not gonna report you, just be honest. Take this. Ah, scar, I'm going to wreck face, baby. What do you do with a soccer ball? Aha, uh-huh, you kick it, huh, comedian. What? Twitch, drop all your loot right now. Drop all your loot right now, bro. No. Bye. E beh, siamo già arrivati in quelle che sono la sesta posizione, che sono le facce segrete. Nella stagione 7 sono state aggiunte delle facce segrete che forse non conoscete e che si trovano attorno a tutta la mappa. La Epic Games ha aggiunto degli easter egg per tutte le persone che giocano molto a Fortnite ed ora vi mostro le clip dove possono trovare questi volti segreti. Oh.
Ah, siamo arrivati a quello che è la stanza di Lynx. Se ho pronunciato bene il nome. Se non l'ho pronunciato, beh, dai, che ne so, ti offro una cena. La skin di Lynx è la prima che si sblocca nel Battle Pass della stagione numero 7. E si tratta appunto di una ragazza che può cambiare outfit ogni volta che ne sbloccate uno. Quello che forse non sapete è che Lynx ha una stanza tutta sua in un luogo particolare, proprio dedicato a lei. Se andate a rampe ghiacciate, c'è una stanza segreta piena di schermi del computer e quadri, è molto particolare. Alcune persone ritengono che ci sia un motivo preciso per cui questa skin ha una stanza dedicata sulla mappa di Fortnite. Il principale è che la skin stessa è ispirata da una streamer di nome Kitty Players, che porta appunto Fortnite. E non è la prima volta che l'Epic Games decide di dedicare una skin a uno streamer famoso che porta questo genere di contenuti. Ecco la clip della reazione della streamer alla scoperta della sua skin. Some things in life. Okay. No! What? 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 Oh, 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 God. E siamo arrivati a quello che dovrebbe essere la terza cosa segreta che forse pochi di voi conosceranno. Abbiamo la grotta segreta. Esiste una zona nell'attuale mappa di Fortnite dove si trova una sorta di grotta al cui interno sono nascoste tre casse e ogni tanto un aereo. Per spostarsi velocemente e raggiungere questa zona, oppure per andare via, vi consiglio di prendere un mezzo di trasporto oppure le linee magnetiche. Ora vi mostro una clip dove vi faccio vedere la posizione esatta di questa grotta e tutto ciò che si nasconde al suo interno. Siamo arrivati alle ultime tre che abbiamo il castello fantasma. Una cosa che forse non avrete notato è il famoso castello presente sulla mappa di Fortnite che pare che sia scomparso. Non si sa per quale motivo l'Epic Games abbia deciso di rimuoverlo, ma alcune rovine del castello stesso sono state inserite in un altro luogo. Ora vi faccio vedere in questa clip cosa sto dicendo. Abbiamo la penultima, ragazzi, che è la statua di roccia. Esiste una zona sulla mappa dove sono presenti tantissimi sassi intorno a un'unica statua gigante di golem che assume strane posizioni. Infatti da quando è stato inserito ha sempre cambiato la sua posizione e adesso potrete trovarlo che si stringe le mani sul viso quasi come se stesse piangendo e che come se fosse molto triste. In questa zona potrete trovare sicuramente una cassa. Ora vi mostro il luogo. Abbiamo l'ultimo, ragazzi, che è la Soundale, nella zona vicino a Palmito Paradisiaco, precisamente su una montagna. È presente un easter egg molto particolare. In questa stagione sono stati inseriti un sacco di luoghi strani e che hanno un secondo fine. Uno di questi è appunto questo luogo dove ci sono molte auto. Ebbene, in realtà è un, diciamo, immenso orologio fatto di auto, dove l'ora viene segnata in base allo spostamento dell'ombra, come si faceva una volta. L'auto alta centrale serve appunto per creare un'ombra che indica l'ora in quel preciso momento.
Beh, ragazzi, cosa posso dire? Siamo arrivati anche a fine di questo video. Mi raccomando, se sei un fidato del canale, io ti invito di condividere questo video con tutti i tuoi amici, mi raccomando. E lasciate tantissimi pollicioni in su, perché a 2500 like vengo io e vi regalo una carotina. Ragazzi, mi raccomando, se volete aiutarmi, condividete questo video con tutti i vostri amici. E se sei nuovo sul canale, io ti invito di iscrivervi al canale e attivare la campanellina, se proprio non lo ritieni giusto. Mi raccomando, se volete che i contest riguardanti Fortnite e bla 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 continuino, mi raccomando, inserite il nel tag supporto un creatore del vostro profilo Fieri Rabbit, proprio se vi fa piacere. Se non vi fa piacere, ignorate, skippate e non lo so, disiscrivetevi e chiudete e non lo so, lanciate il telefono. Mentre per voi che volete continuare questa serie di contest, se vi piace il mio canale, se vi intrattiene, se vi strappo un sorriso e bla bla bla, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanellina, lasciate un pollicione in su e se proprio vi va, condividetelo con tutti i vostri amici. E non dimenticate il supporto creatore. Ora però dovremo salutarci. Dovremo salutarci? In teoria sì, però mi diverto quando registro. Il problema è editare, quindi facciamolo durare all'infinito. Ah no, dopo mi accuseranno. Vabbè ragazzi, è stato bello conoscervi. Ciao!